Ben ritrovati amici sportivi, amanti del calcio femminile, per seguire insieme per il quarto anno consecutivo il cammino dell'Arezzo Calcio femminile. Ci siamo lasciati lo scorso anno con il secondo posto finale che ha valso la salvezza e il mantenimento del campionato di Serie B, Lega Divenuta professionistica. Un saluto dunque da Riccardo Buffetti, Arezzo TV, e un augurio di una buona stagione a tutti. Ci troviamo al Bruno Nespoli, villaggio dante di Arezzo, per assistere al primo match casalingo delle ragazze amaranto dopo la prima uscita positiva a metà. Ci troviamo qui per l'incontro valido per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B. Arezzo incontra la Roma. Attenzione al contropiede provato dalla Roma. Mencucci arriva in anticipo, ancora Mencucci tiene la palla in campo. Arzedi va direttamente a cercare Razzolini. Simeone poi ci pone la distanza e arriva facile facile, gli applausi comunque per la conclusione provata da Simeone. Parte Landa, direttamente in mezzo, attenzione al tiro e al gol, il gol della Roma. Roma si porta il vantaggio al 23esimo sul cross, sul corner di Landa. E più essere tutti la giocatrice della Roma che di destro batte sia Antonelli che Mencucci, che era sulla linea, e dunque tutto da rifare per l'Arezzo. Si porta in vantaggio a Roma grazie alla rete di Silvi al 23esimo. Borghesi, sempre lei a battere il corner, occhio dentro l'area di rigore ai saltatori. Parte Borghesi all'indietro, arriva l'anticipo su Simeone, poi Moscia ci prova, la palla rimane in avanti, di Fiore il destro, la palla sul fondo, arriva l'occasione per l'Arezzo. Quella palla che è carambolata sul destro di Fiore, la sua conclusione però non ha inquadrato la porta, difesa da Guidi, dunque terminata sul fondo, ma pericolo, grande pericolo arrivato per la Roma quando siamo al 30esimo. Ancora di Fiore, Simeone, fondare la Razzolini, poi in questo momento, lancio partita per Razzolini, posizione regolare da parte di Razzolini. Sulla sinistra, Razzolini, va sul destro di Fiore, traversa! Di Razzolini, deviazione provvidenziale da parte di Romanzi e traversa di Razzolini al decimo minuto. 4 minuti ancora di gioco per le speranze dell'Arezzo. Attenzione Antonelli che svigola la sfera, Ietto, il destro di Ietto da fuori e arriva il gol, il 2-0 che chiude definitivamente la partita dopo un errore abbastanza clamoroso a parte dell'esterno difensore ospite di Arezzo, e arriva il 2-0 della Roma. 2-0 della Roma con Ietto. Ci ha raggiunto mister Lorenzini. Mister, quest'oggi è arrivata la prima sconfitta stagionale dopo quello che è successo settimana scorsa contro il Milan Ladies, ricordiamo è stato il 3-0 a tavolino, e maturata in abbiamo visto un Arezzo che ha tenuto bene il campo fino al gol subito. Lì poi cosa è successo? Io credo che abbiamo tenuto il campo bene per tutti i 90 minuti. C'è stata quella distrazione sul calcio d'angolo avversario, che poi se andiamo a vedere la partita è stato praticamente l'unico tiro in porta della squadra avversaria. Però concretizziamo poco, commettiamo qualche errore dietro e poi in questa categoria si paga. Forse il fatto ancora di dover inserire anche i nuovi arrivati, comunque sono giocatori che si vede che fanno parte della categoria hanno giocato anche in categorie superiori, il gruppo deve riuscire ancora ad assemblare un po' tutta la squadra, amalgamare bene la squadra. Io credo che in queste due partite onestamente non ho niente da rimproverare ai ragazzi, hanno tenuto bene il campo, hanno giocato discretamente bene, ai punti avremmo vinto probabilmente entrambe le partite, così non è stato. E niente, bisogna lavorare per far sì che quello che in questo momento non riesce venga fatto poi successivamente nel modo migliore. Adesso ci saranno altri due impegni sulla carta molto difficili, settimana prossima in casa della Lazio e poi di nuovo qua ad Arezzo contro il Ravenna. Cosa ti aspetti in queste due partite? In questo campionato tutte le partite sono complicate, quindi bisogna affrontarle tutte con la giusta determinazione, voglia. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di avere quel briciolo di buona sorte in più, anche se poi nel calcio si dice che non esiste, però ecco, quando poi prendi una traversa come oggi, ci sono due salvataggi sulla linea nella stessa azione, allora un pochino speri che le cose possano migliorare, però ecco, io continuo a lavorare, poi speriamo che le cose vadano nel... Ilaria Borghesi, giocatrice amaranto, per te la prima stagione, stavi con la maglia dell'Arezzo in questa Serie B. Prime sensazioni in queste prime due partite? È un campionato difficilissimo,
impegnativo. Ce ne stiamo accorgendo partita dopo partita, ma stiamo riuscendo tanto. Oggi abbiamo visto, io ho visto una squadra intorno a me che ha dato anima e cuore fino al 91esimo, 93esimo. Quindi sono soddisfatta per come ho visto le ragazze in campo. Ci siamo portate molto bene, loro non hanno fatto praticamente un'azione né nel primo tempo né nel secondo. Pecchiamo di un po' di ingenuità, forse la nostra giovane età, il gruppo nuovo, però c'è tanta voglia di lavorare. Infatti questa settimana avevamo fatto una settimana stupenda insieme, quindi venivamo da una settimana cariche e pronte per fare questa partita. Perdere 2-0, uno vede il risultato, dice però la partita è andata tutta in un'altra maniera. Noi ci siamo stati dentro fino alla fine e dispiace. E ecco, diciamo da qui alle prossime partite, cosa ti aspetti dal gruppo di ragazze e dalla squadra in generale? Io mi aspetto ancora più furbizia su certe cose, un po' più occhio e poi niente, perché non posso, veramente oggi non mi sento di dire niente, perché io credo che tutti abbiano dato il 100% per 90 minuti, quindi veramente sono convinta che questa squadra potrà fare grandiosi quest'anno. Cioè ci sono dentro con tutte le scarpe, come si dice, quindi ci credo da morire, vediamo.